paradossalmente ci troviamo, come dire, a dare una risposta all'antipolitica. Qualcuno dice che lo stesso governo Monti in fondo alimenta l'antipolitica, perché mette sempre più in risalto una classe, diciamo, dirigente tecnocratica rispetto ad una classe politica, per alcuni non preparate alle emergenze del paese. Oggi è la prima tappa, abbiamo detto, si va in terra di lavoro a capo. Successivamente saranno toccate le altre province, poi ci sarà anche la volta di Napoli. Giuseppe Maisto, ecco, cosa si aspetta? Che segno può dare, diciamo, la classe politica campana e in particolare quella impegnata nella provincia di Napoli alla gente, per dire, ecco, la politica c'è e vuole dare risposte? Beh, io credo che la politica debba di nuovo riassumere quello che è il proprio compito: programmare, affrontare i problemi con una programmazione decisa e seria. È quello che sta accadendo da qualche tempo qua in Regione Campania. Il presidente Caldoro, nelle difficoltà in cui è la regione, sta programmando per cercare di risolvere quelli che sono i problemi nell'attualità. La crisi è difficile, la sappiamo, è un po' una crisi che coglie tutti. E bisogna ripartire da quello che sono i veri problemi. Ecco il perché tempo di ascolto, ecco il perché il gruppo federato Caldoro Presidente ritorna nei territori, ritorna proprio per affrontare insieme agli amministratori locali quelli che sono i problemi. Qui dobbiamo smetterla di ognuno di far credere e capire che si conoscono tutti i problemi della regione. I problemi della regione vanno ad essere ascoltati dalla base, da quelli che la vivono nella quotidianità, e la politica deve ritornare a fare questo. Questo è il compito del gruppo federato, questo è il compito che ci compete come consiglieri regionali, ed è un appello anche a tutti, affinché possiamo uscire fuori da quelli che sono gli steccati di ideologie, per affrontare insieme questo momento drammatico della regione e dell'Italia tutta. Prima tappa, tempo di ascolto, in compagnia di una delegazione del gruppo federato Caldoro Presidente, parte da qui, dall'isola F13 del Consiglio, sede del Consiglio regionale della Campania. Questo momento di ascolto, ascoltare la gente, ascoltare gli amministratori locali, ascoltare le comunità per capire quali sono le aree esigenze dei cittadini e cercare di dare risposte a quelle che sono le esigenze. Almeno questo è parso di capire, è il segno anche di un rinnovamento della classe politica che vuole in qualche modo porsi come momento, appunto, di servizio. Gennaro Salvatore, prima tappa a Caserta. Come ha detto lei, la prima tappa, Capua, così come abbiamo annunciato 15 giorni fa, il nostro gruppo consigliare, non una delegazione perché gli altri colleghi sono in arrivo, tutte e 8 i consiglieri regionali del gruppo Caldoro Presidente in giro per la Campania per riaccendere i riflettori del territorio. Finalmente si ritorna a fare la vera politica con la gente presso i territori, con i territori, per portare avanti delle esigenze, risolvere i tanti problemi che la nostra regione Campania da molti anni sta soffrendo. La nostra iniziativa è proprio relativa, diciamo, a questo distacco tra le comunità e la politica. Questo così crescere di un sentimento di antipolitica naturalmente vede noi politici impegnati a cercare di recuperare in questa direzione. Evidentemente qualcosa la politica ha sbagliato, e quindi in un qualche modo la politica deve recuperare quella iniziativa di protagonismo che deve ridare in un qualche modo poi anche voce al territorio, alla comunità, e quindi c'è necessità di recuperare questo rapporto. Per cui è un qualcosa che auspico che anche gli altri partiti, gli altri gruppi politici facciano la stessa cosa. E bisogna ripartire da quello che sono i veri problemi. Ecco il perché tempo di ascolto, ecco il perché il gruppo federato Caldoro Presidente ritorna nei territori, ritorna proprio per affrontare insieme agli amministratori locali quelli che sono i problemi. Qui dobbiamo smetterla di ognuno di far credere e capire che si conoscono tutti i problemi della regione. I problemi della regione vanno ad essere ascoltati dalla base, da quelli che la vivono nella quotidianità, e la politica deve ritornare a fare questo. Questo è il compito del gruppo federato, questo è il compito che ci compete come consiglieri regionali. È un territorio molto difficile da trattare, perché è un territorio che vede, diciamo, una problematica molto vasta, come d'altra parte diversi paesi dell'Interlannolano, problemi di allagamenti, di fognature, problemi di illuminazione, problemi di vivibilità,
problemi di strutture di aggregazione per i giovani. È un territorio che chiaramente, come anche altri comuni, come la stessa Regione Campania, che ha le casse vuote, un territorio che deve fare il punto della situazione, si deve confrontare con la realtà finanziaria e economica, difficilissima da affrontare. Quindi io ho visto che in campo non ci sono iniziative che vanno nella direzione giusta. Ho fatto una valutazione perché questo paese è stato abbandonato da 7 anni, diciamo che ci sono delle strutture ferme a 7 anni fa, quando io ero ancora sindaco ci sono delle strutture pubbliche, diciamo, che dovevano essere consegnate o ultimate, sono lì al palo, e quindi l'obiettivo è di dare di nuovo forza a queste iniziative per consegnare questo paese alla gente. Io ritengo che questa è la vera risposta che il gruppo Caldoro Presidente può dare alle inutili polemiche che avvengono in consiglio o avvengono in ANSA o sui giornali. Noi non siamo fermi in un'aula ad aspettare che qualcuno ci dia ordini o rispettare questo o quel diktat, assolutamente. Noi siamo tra la gente e stamattina andiamo tra la gente ad informare del lavoro che noi facciamo, ad ascoltare loro, che quali sono le loro esigenze, quelle del loro territorio, e riporteremo quelle esigenze all'interno del Consiglio per la seconda ondata di leggi. Noi rispondiamo con i fatti a quello che è una politica solo di dichiarazioni e di strumentalizzazione inutile. Abbiamo scelto Capua perché Capua è una città baricentrica rispetto al territorio casertano e soprattutto è una città che non va al voto, proprio per evitare che venisse interpretato il messaggio del tour d'ascolto come un tour politico ed elettorale. Non è così, perché capitiamo neanche a farlo apposta in un momento in cui in molti centri della Campania si vota per il rinnovo delle proprie amministrazioni. Per cui abbiamo scelto Capua, che è una città che ha votato solamente l'anno scorso, quindi c'è tanto tempo avanti, proprio perché vogliamo presentare iniziative che non sono elettorali ma sono iniziative istituzionali, cioè usciamo fuori dal palazzo della politica e cerchiamo di avvicinarci ai cittadini. E quello è il nostro obiettivo, quindi un po' per ridurre il gap che spesso c'è tra le istituzioni e le esigenze e le istanze dei cittadini, un ruolo che dovrebbero svolgere i partiti, che hanno appunto la funzione di essere intermediari tra le istanze e le esigenze dei cittadini e la politica. Ultimamente i partiti lo fanno poco, abbiamo inteso di farlo come gruppo federato Caldoro Presidente per presentare le nostre iniziative che abbiamo già messo in campo, quelle che intendiamo mettere in campo, e per rivolgerci a un pubblico di oggi, che è soprattutto il pubblico degli amministratori, dei sindaci, cioè quelli che ogni giorno hanno a che fare con le problematiche e con le esigenze dirette dei cittadini, per avere da loro e da tanta altra gente semplice che intenderà partecipare, come dire, sentire le loro esigenze e in qualche modo, perché no, trasformare le loro esigenze in proposte di legge, in iniziative legislative che l'Assemblea Legislativa Regionale, quindi il gruppo, può e intende mettere in campo per migliorare la vita dei cittadini di questa regione e, aggiungetemi di dire, visto che lei prima ha parlato di padrone di casa, perché no, di questa provincia, terra di lavoro a cui immaginiamo ridare dignità. L'iniziativa è però, insomma, corale e coralmente partorita, perché davvero c'è una grande, grandissima esigenza di ascolto. Dopo 2 anni di assoluto rigore, di impostazione di conseguenza, insomma, un po' chiusa per certi versi inevitabilmente nel palazzo, è necessario in questo anno di transizione immergerci nelle varie province, raccogliere con tutte le istanze legittime che riusciremo a raccogliere dal basso e tentare quindi poi, nella penuria di risorse che ci troviamo purtroppo a fronteggiare, però cercare di ottimizzare l'intervento che saremo comunque chiamati a fare nel biennio finale, sapendo bene, conoscendo ancora meglio il territorio, le sue sofferenze, le sue esigenze.